Professor. Grazie, grazie molte per l'invito. Questo interessante, eterogeneo appunto convegno e quindi culturalmente molto stimolante. Nel dubbio se usare italiano o inglese, forse potrei continuare in italiano per non produrre un eccessivo consumo delle cuffiette a cui l'organizzazione sembra tenere molto, no? Quindi continuo in italiano col massimo rispetto per i nostri ospiti, anche perché tradurre chi parla velocemente come me dall'italiano all'inglese è più semplice. Io sì, ho il compito di parlarvi di questo argomento, argomento abbastanza nuovo, e lo farò portando un po' di dati perché i dati sono quello che noi produciamo, ma sorvolando molto, cercando di arrivare a concetti come hanno fatto i miei illustri predecessori. Il lavoro che vi posterò è il frutto dell'attività di due gruppi, il mio gruppo con le persone che vedete e quello di Anna Cereseto, che poteva essere nostra ospite, ma ha avuto un improvviso cambiamento di programma, per forza maggiore, quindi la rappresento in qualche modo, e altri nostri collaboratori che vedete lì in basso. Il mio centro è da queste parti, non è qui, non è quella casa lì, purtroppo, non è così bella come il TIGIM, come ci ha mostrato il professor Ballabio. È un edificio un po' insomma, imponente, ma abbastanza brutto. Abbiamo però delle buone facilities, abbiamo una buona tecnologia e l'abbiamo costruito con il cuore, col massimo della passione in questi ultimi 10 anni. Allora, ho preparato 3 capitoletti, cerco di essere rapido. Il primo riguarda l'argomento che un po' era anche in calce, insomma, no? Questa sezione, quello del genome editing, del gene editing, delle forbici genomiche. I due articoli che introducevano questo argomento sono questi due. Il primo è dell'agosto 2012. Direi che il primo è quello più importante, quello veramente importante, perché ha descritto il meccanismo. Un meccanismo che è una specie di sistema immunitario dei batteri che consente ai batteri di reagire all'invasione di un ospite indesiderato, che sono appunto i batteriofagi, i virus dei batteri. 3 anni dopo usciva questa copertina di Wired. Wired non è una rivista scandalistica, è una rivista seria di tecnologia. La copertina però è un po' esagerata perché veramente la fame, l'inquinamento e speriamo però sì le malattie in così poco tempo forse non sono il nostro obiettivo. Lo sono sul lungo termine, ma volevo mostrarvela per farvi capire quanto l'argomento ha suscitato attenzione anche nei media, ha avuto un impatto sia nella comunità dei ricercatori che nella comunità più in generale. Questo è l'oggetto di cui parliamo, è appunto un sistema, un enzima che riconosce il DNA tramite una breve sequenza di RNA, lo riconosce quindi in modo con l'accoppiamento Watson e Crick, riesce a collocarsi dove noi vogliamo, cosa che non riuscivamo a fare da anni, anche se ci abbiamo provato per anni a fare questa cosa, e taglia producendo quindi una reazione dell'ospite, della cellula ospite, che va verso la riparazione. La riparazione di questo tipo introduce una sequenza aggiuntiva e rompe spesso la codificazione all'interno del gene, quindi fa un knockout. Questo tipo di attività invece è molto difficile da ottenere, molto infrequente purtroppo, ed è la ricombinazione omologa, è di fatto quello che il professor Capecchi ha realizzato in passato, tanti anni fa, in un altro modo, un modo più complicato, nei topi. Occorre capire prima di tutto che CRISPR non è soltanto quello che vi ho mostrato. CRISPR è un toolbox, è una cassetta degli utensili che può fare ormai molte cose. Questo articolo sull'American Journal of Human Genetics di 2 anni fa è straordinario perché dimostra, viene applicato a più patologie, a più problemi, in ciascuno dei quali riesce a realizzare un effetto. Quindi è veramente uno strumento duttile, molto duttile. E può essere applicato potenzialmente a tutte le malattie a gene singolo, che sono cosiddette malattie rare, ma sappiamo che tanto rare non sono, come vedete dalla parte destra della diapositiva. Quindi è un strumento davvero adesso duttile, come vi mostrerò meglio dopo. Ci sono due problemi, almeno due grandi problemi. Uno è come far arrivare l'oggetto, l'utensile nelle cellule, nelle giuste cellule, nel giusto organo che volete riparare, tra virgolette. E l'altro è il fatto che questo enzima non è preciso. Non è preciso e può suscitare anche reazioni immuni se rimane troppo questa proteina, perché è una proteina batterica di fatto, da parte dell'ospite.
Quello che la mia collega Anna Cerezetto, con i suoi brillanti, veramente brillanti collaboratori, ha fatto dal 2014 ad oggi è affrontare questi due argomenti. E quello che noi vorremmo fare adesso, in futuro, e mostrerò qualcosa, è di applicarlo a un dominio specifico, quello delle malattie del motoneurone, delle axonopathies. La prima cosa che hanno fatto è stata di cercare di migliorare la precisione dell'enzima. Vedete, quello a destra è un classico esempio di CRISPR realizzata su un gene di vostro interesse che involontariamente, però voi siete involontariamente coinvolti in questo perché non lo sapete, colpisce tutti questi altri bersagli. Non è un caso drammatico, è un caso medio questo. In sostanza CRISPR fa tagliatelle del genoma e il motivo per cui lo fa è che il genoma è fatto di sequenze spesso ripetute o comunque molto simili fra loro. Anche le sequenze codificanti possono essere molto simili. E quindi avete questa intrinseca, come dire, difficoltà poi a pensare un'applicazione clinica. Ovviamente non è pensabile un'applicazione clinica quando tagliate il DNA in tanti punti che non volete correggere. Il lavoro è stato quello di utilizzare il lievito come sistema di screening per identificare delle varianti migliori. Non mi dilungo sul meccanismo grazie al quale hanno realizzato questo processo, un meccanismo molto ingegnoso. Di fatto hanno mutagenizzato la CRISPR, hanno chiesto al lievito di dire bianco o di dire rosso a seconda che il taglio fosse unico o fosse multiplo, e alla fine il risultato è stato questo, un risultato eccellente. Di fatto l'enzima di Trento, EvoCas9, è l'enzima più preciso in assoluto fra quelli disponibili al momento, che sono tre. La proteina wild type fa un sacco di danno, come vedete, gli altri due sono prodotti dall'MIT e da Harvard, sono migliori della wild type, ma non quanto la proteina, la nostra proteina, che arriva al 99% di riduzione dei tagli esterni, è quasi, quasi perfetta, quasi. E la cosa insegna, se volete, che l'approccio ingegneristico, quello seguito dagli altri, dai competitor, dai coloro i quali hanno lavorato prima sull'argomento, è stato in qualche modo superato da un approccio molto più umile, che è quello di chiedere a un organismo come il lievito, che è più simile ovviamente all'uomo di quanto non lo siano i batteri, di trovare lui delle soluzioni, che ha trovato appunto sotto forma di quattro amminoacidi che cambiano soltanto qui e rendono la proteina più efficiente, più precisa, ma altrettanto efficiente. Questo è importante perché quando perdete aumentate la precisione, spesso perdete l'efficienza di taglio in CRISPR. In questo non è il caso perché EvoCas9 funziona molto bene come taglio. Questo è un altro tool che hanno prodotto ed è un modo per limitare la presenza di Cas9 all'interno delle cellule. Più la proteina rimane e più la possibilità di tagli non voluti è alta, per ragioni ovvie, no? L'enzima è lì, va in giro e taglia dove non dovrebbe. L'idea è molto semplice, si tratta di mettere una guida, cioè un RNA, che riconosce Cas9 stessa. Quindi Cas9 entra con un vettore lentivirale, che è questo, e viene automaticamente spenta dopo un po' dallo stesso meccanismo di Cas9. Idea molto semplice, appunto, ma non realizzata prima, che ha avuto una buona accoglienza, altri gruppi la stanno usando. Questi sono i dati che dimostrano la cosa. Altro tool che abbiamo, assieme a molti altri prodotti da altri ricercatori ovviamente nel mondo, sono queste vescicole, che in pratica sono dei concentrati di Cas9 in un sacchetto lipidico che però è prodotto da delle cellule con degli antigeni esterni che sono quelli stessi che usano i virus per entrare, i virus con la membrana per entrare nelle cellule. Quindi dovrebbe essere un modo non immunogenico, non pericoloso per veicolare la proteina Cas9. E lo stiamo provando in vari contesti, stiamo vedendo che funziona molto bene anche questa nel ridurre gli off-target, questo approccio, addirittura qui 1 contro 87, come vedete, e stiamo vedendo qui, questi sono miociti, è il cuore di un topolino, che già riesce a spegnere la GFP, la proteina fluorescente verde, in una buona metà delle cellule dopo essere stata iniettata nel cuore. Quindi stiamo mettendo a punto questi tool, questi strumenti, meglio che possiamo per poter affrontare le patologie umane.
La prima malattia di cui vi parlo, molto rapidamente, l'abbiamo incontrata stamattina, la nostra relatrice di stamattina, la quale vi ha detto dell'atrofia muscolare spinale. Ma prima vorrei dirvi perché abbiamo scelto questo genere di patologie. Il neurone motorio, sia esso il primo tratto, il neurone che porta l'informazione motoria dal cervello e dal cervelletto verso il midollo spinale, o il secondo tratto, è un oggetto assurdo biologicamente. Qui vedete migliaia di, se questa è la dimensione del neurone motorio, questo dovrebbe essere migliaia di volte questa specie di oggetto che si riproduce. In altre parole, se voi avete un'automobile che comincia qui, dovreste prolungarla fino alla fine di una maratona, 40 km, e averla ancora funzionante. Questo è la cellula, il motoneurone, che ovviamente è un oggetto che per il fatto di funzionare, che è già cosa assurda, ha una sua fragilità. I 50 metri del tratto dei sauropodi, dei dinosauri, portano al massimo questa incredibile, efficienza dell'evoluzione. Efficienza appunto che ha un prezzo, è quello delle malattie del motoneurone o delle assonopatie, si può dire in vari modi, e c'è una leggera differenza fra le due espressioni. Noi vogliamo usare un approccio a due lame, a due, come dire, due modi contemporanei di usare CRISPR per queste patologie. Una è correggere la lesione, nel modo in cui possiamo, CRISPR ce lo permette, lo vedremo meglio, e poi quello di far in qualche modo dare un boost, dare una occasione al neurone che è già danneggiato, ovviamente, che è già all'assone soprattutto, che è già compromesso, di funzionare meglio. E questa è l'asma, è una malattia rara, ma insomma, come dicevamo appunto, le malattie rare dovrebbero, forse dovremmo cambiare nome. Una persona su 40 è una malattia recessiva, una persona su 40 è eterozigote per la malattia e quindi un portatore sano, e l'incidenza è 1 su 6.000 nuovi nati. È una malattia importante, in termini numerici anche. E c'è un gene, il gene che viene alterato è SMN1, che viene perso, deleto. SMN2 è un gene che noi usiamo come gene di riserva, perché lì non funziona, ma può essere indotto a funzionare. E voi sapete, appunto, come stamattina anche la mia collega vi ha detto, che esiste un farmaco, si chiama Nusinersen, Spinraza è il nome commerciale, è stato appena introdotto sul mercato, costa un sacco di soldi purtroppo, ma funziona. Ed è il primo caso, il primo farmaco reale per una patologia assonale. È stata una rivoluzione. Io lavoro da 20 anni nel campo degli antisense, tuttora lavoro con gli antisense, ma non immaginavo che un antisense sarebbe arrivato in terapia. Invece è così, questo nuovo reclutatore di antisense è un filamento di DNA molto corto, 18 nucleotidi, che riesce a indurre SMN2 a produrre più proteina che prende il posto di quella perduta, SMN1. Ci stiamo esercitando a utilizzare CRISPR su questo bersaglio, fare la stessa cosa se vogliamo che fa l'antisense, ma farlo in modo definitivo, e questa è la differenza. E vedete, bisogna studiare molto bene la biologia del sistema, che per fortuna è molto nota, e abbiamo trovato questa guida, questa RNA guida estremamente efficace, che riesce a correggere e a produrre SMN2, indicato come 1, ma di fatto è SMN2, da quasi niente, vedete, a una bella entità, in cellule, in coltura per ora, soltanto in cellule in coltura, in fibroblasti di pazienti. Però vogliamo anche appunto cercare di avere un approccio trasversale, cioè compensare il danno assonale. E per compensare il danno assonale, quello che potremmo fare è di agire su una caratteristica comune alle malattie del motoneurone, la perdita della capacità di tradurre bene, di fare sintesi proteica bene, perché appunto occorre farla all'estremità, la placca neuromuscolare. E il tratto è molto lungo e periglioso, per cui non appena il neurone comincia a funzionare male, indipendentemente dalla causa, c'è il rischio di alterare la traduzione. Abbiamo dimostrato che questo è un fatto reale, oltre che un'ipotesi, nell'asma, appunto, in un lavoro recente, dove mostriamo che la traduzione
è calata in modo specifico nei topi SMA e mostriamo anche che la cosa è relativa ai motoneuroni, cell-autonomous, come si dice. Non è indotta da altre cellule del midollo spinale, che sono cellule di supporto. Abbiamo anche ripristinato con l'antisenso per i topi, diciamo, il nusinersen per i topi, la funzione di SMN1, e abbiamo visto che in effetti la traduzione torna su, abbiamo stabilito un rapporto di causa-effetto di fatto fra i due eventi. Non sto a andare oltre, non sto a descrivervi i singoli esperimenti, che sarebbe insensato in questa sede. Abbiamo anche visto che la traduzione che viene meno è soprattutto quella degli mRNA top cosiddetti. Gli mRNA top sono gli mRNA che vengono stimolati, non ci siamo messi d'accordo con Andrea Ballabio, ma dal pathway fondamentale, molto diffuso, di mTORC1. A noi interessa quella parte di quella linea di mTORC1 che va verso la traduzione, la sintesi proteica. Abbiamo visto che i geni coinvolti sono essenzialmente questi all'inizio, quelli cioè che fanno il macchinario per ulteriore traduzione, i geni cosiddetti top, i bersagli di mTORC1. E già sappiamo che muovere, diciamo, qualcosa in questo pathway, attivarlo, rimuovendo questo freno, che è un gene oncosoppressore, produce effetti pseudoterapeutici nel topo. Quindi insistiamo su questo. E come? Questa è una proteina che si trova negli assoni e ha una straordinaria capacità di rigenerazione assonale. Ci sono esperimenti che dimostrano che se la iniettate o se ne favorite l'espressione, la proteina che lega l'RNA, questa, riesce diciamo, a far ripartire la crescita assonale. È una proteina su cui lavoriamo da un po' di tempo, l'abbiamo caratterizzata molto bene, abbiamo visto che lega molti mRNA assonali presenti nell'assone, che è anche lega e agisce su molti di questi messaggeri legati alla traduzione, che sono gli stessi di prima, così è la caratterizzazione delle siti di legame, è come l'abbiamo fatto, una tecnica che si chiama CLIP, e il consenso che la proteina lega, vedete quante U qui ci sono. E vado rapidamente, abbiamo visto appunto che c'è questa capacità di incrementare la traduzione di questi geni, ma in modo indipendente dal pathway di mTORC1. Questo è molto importante. È un'attività sintetica, si dice in genetica formale, cioè non passa attraverso questo pathway, non stimola questo pathway, agisce a un altro livello, agisce in un altro punto anche dell'mRNA, che è il 3'TR, che qui vedete. Quindi abbiamo scoperto un'altra cosa interessante, che c'è un RNA piccolo, che nessuno studia, che non interessa a nessuno, che lega in modo quantitativo questa proteina, che la tappa in un certo senso. C'è tanto di questo RNA, il 70% di questa proteina è legata a questo RNA nei motoneuroni. Questi RNA sono noti dagli anni 80, ma non interessano a nessuno. 9 paper nel 2017, di cui 3 sono review, 2 non c'entrano molto, da PubMed questo è, e gli altri dicono qualcosa sull'argomento. Ci sono modi anche nella scienza, no? Parliamo di microRNA, tutti studiano il microRNA, noi no, appunto, siamo capitati su questi YRNAs, che sono molto conservati nell'evoluzione, sono 10 volte più rappresentati nelle cellule di tutti i microRNA messi insieme, e qualcosa devono fare, anche se non sappiamo cosa. In sostanza la storia che finisco di raccontare è quella per cui Y3, e specificamente questo RNA, ce ne sono quattro, vedete, nel genoma umano, e legano altre due proteine importanti, due autoantigeni, Rho e La. Y3 impedisce le funzioni di UD, lo ferma, lo limita. Si lega al posto di mRNA che dovrebbe legare UD, impedisce che faccia l'effetto di incremento traduzionale molto importante per il motoneurone, e impedisce che UD induca la neurogenesi, l'assonogenesi, che è la sua funzione centrale. Quindi a questo punto abbiamo un bersaglio. Una cosa carina, anche se solo aneddotica per il momento, è che nell'evoluzione di queste proteine, in particolare, scusate, di questi RNA, di Y3, l'unica cosa importante che è successa è l'assenza di questa regione nei pesci. In tutti i tetrapodi, da lì in poi,
c'è questa regione che viene legata da UD. Quindi i pesci, l'abbiamo visto anche in zebrafish, non sono legati da qui. L'RNA Y3 non è in grado di legare UD nei pesci. Ripeto, è una correlazione per il momento, non è una causa-effetto, però stiamo lavorando anche su questo. I pesci rigenerano gli assoni in modo straordinario. L'idea comune è che siano alcuni rettili, tipo le salamandre, sono i pesci che rigenerano gli assoni. Qui c'è un esempio, ma abbiamo esperimenti incredibili sui pesci. Perché non i mammiferi? Vorremmo che anche i mammiferi riuscissero a rigenerare gli assoni. È una specie in particolare di mammiferi. Allora cerchiamo di usare CRISPR in modo più sofisticato. Non vogliamo eliminare questo sito di interazione per staccare UD da Y3, vogliamo cambiare le basi, queste basi. E come lo facciamo? Con questo oggetto che è uscito l'anno scorso e che è un base editor. Questo è CRISPR che si lega ma non taglia. Si lega e è attaccata a una malta proteina che fa da editing di base, cambia le basi. Quindi cambiamo AT in GC nel DNA, in una finestra che è quella che ci interessa. E funziona. Incredibilmente funziona. È un enzimo ottenuto per evoluzione, non è presente in natura questo. Un gruppo importante, il gruppo di Liu, sempre ad Harvard, ha realizzato questo oggetto straordinario. Quindi vedete, con CRISPR possiamo fare tante cose diverse. Anche impedire che il DNA venga tagliato, che potrebbe essere un rischio per la cellula. Quindi vogliamo usare questo come un possibile target universale. Adesso, qui, agendo qui, su questi mRNA. Adesso, per concludere, vi dico da cosa vorremmo partire dopo, continuando a lavorare ovviamente su SMN, sulla SMA. Sono tante le axonopathies, le patologie assonali, le malattie del motoneurone. Una in particolare, è molto frequente e ancora una volta vogliamo usare questo doppio approccio, correggere la specifica lesione e realizzare una funzione trofica, diciamo più trasversale, forse la stessa per tutte, ci auguriamo la stessa per tutte, che è quella di Y3. La Charcot-Marie-Tooth disease è molto frequente, una persona su 2500 al mondo ha questa patologia che non compromette la sopravvivenza, ma che è una patologia grave, non ha ovviamente terapia, qui vedete il classico piede arcuato caratteristico della malattia, è sempre su base ereditaria e riguarda i nervi periferici. Il problema qual è? È che se andate a vedere le mutazioni, scoprite che sono tantissime. Questo è un elenco molto parziale, ci sono almeno 300 geni che pensiamo essere mutati e producono questa malattia, forme differenti di questa malattia, anche se la stragrande maggioranza è questa e ci sono poi vedete, due forme minori. E questo è un problema per CRISPR, perché non potete fare quello che si dice one patient trial, non potete fare un progetto di ricerca dedicato a una mutazione singola. Per un gruppo anche di pazienti, ma un gruppo comunque non sarà enormemente grande, è un problema da risolvere. E intanto lo risolviamo andando a colpire come bersagli le mutazioni più frequenti, che sono appunto quelle che si trovano su questo gene, PMP22, è un gene della mielina, della guaina che riveste gli assoni, ed è circa il 70% della forma CMT1A. E che è una duplicazione genica. CRISPR permette anche di agire sulle duplicazioni geniche, di ricondurre duplicazioni a una singola copia del gene, con un trucco anche lì che si può utilizzare, che abbiamo visto funziona. Tra l'altro la stessa azienda che ha lavorato sulla SMA in modo così efficace, Ionis Pharmaceuticals, adesso ha dimostrato che gli antisense funzionano anche in questa patologia. Ionis si chiamava Isis prima, poi hanno cambiato nome ovviamente. E CMT2A, che è un altro bersaglio, sono mutazioni puntiformi queste che vedete, l'abbiamo scelto anche perché il nostro enzima è particolarmente bravo a distinguere l'allele mutato, questa è una malattia dominante, l'allele mutato dall'allele normale, gli altri non riescono a farlo, il nostro riesce a eliminare soltanto sulla base della presenza di una base di DNA differente. Quindi,
è una nostra specificità e cerchiamo di usarla a questo scopo. E, però ricordiamo fin dall'inizio che delivery is the real issue, che non basta avere un oggetto molto intelligente che corregge il genoma, bisogna riuscire a portarlo fin dove lo si vuole far arrivare. E abbiamo l'esperienza di Knud-Sinnersen. Quello è un oggetto abbastanza grande, è un 7 kilo Dalton, non è un farmaco convenzionale, tradizionale, che è mezzo kilo Dalton al massimo. E abbiamo questa specie di sistema circolatorio che è quello del liquor che qui vedete, che è in grado di trasferire con dei vettori appropriati, ci auguriamo, alle nostre molecole terapeutiche per tutto il sistema nervoso centrale e periferico. Useremo questi vettori, il Vesicas che vi ho mostrato, useremo delle vescicole extracellulari modificate perché sono assolutamente invisibili all'immunità, perché realizzano di fatto una trasmissione orizzontale dell'informazione fra cellule. Questo è un argomento di moda abbastanza recente anche. Una moda giusta, direi, in questo caso. E useremo dei topi che si accendono in neuroni specifici. Qui vedete granuli cerebellari, grazie proprio alla tecnologia di CrilloXP, che è quella sviluppata in origine dal dottor Capecchi. Questo è l'obiettivo che abbiamo. E non è questa la squadra, però speriamo che di comporne una sufficientemente eroica, come lo è stata a quel tempo quella squadra, da permetterci di ottenere qualche successo e di porre qualche lastrone sulla via verso l'eradicazione terapeutica delle malattie rare. Grazie.